Sì, molto, molto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ah, ascoltate bene. Thank you. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, bambini, ascoltate bene. Stamattina impariamo una cosa. Quando il sacerdote dice parola del Signore, si risponde lode a te, o Cristo. Ok? Lo vogliamo fare? Parola del Signore. Bravissimi. Allora, adesso diamo la parola. Ecco, ieri abbiamo ascoltato Giampino e questa mattina ascolteremo Agostino. Ok? Quindi massima attenzione a quello che Agostino oggi ci dirà per aiutarci a meditare su questa giornata. Ok. Allora, ragazzi, allora abbiamo visto in questa pagina del Vangelo tre personaggi. Chi sono? L'avete ascoltato? Ok, chi è Marta e Maria? Sono degli amici di? Ok, che cosa fanno? Vanno a casa di? Di chi? Di Gesù, ok. Allora, voi sapete, vi racconto un aneddoto, io sono famoso per parlare molto, però quando sono agitato parlo poco. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando ho fatto l'esame di terza media, il mio colloquio doveva durare un quarto d'ora. Durò più di mezz'ora, il mio. Doveva finire l'esame verso l'una e mezza, finì le cinque e qualcosa. Diciamo... Mamma mia! Sarò, forse stava parlando torno in nesso a posto mio. Allora, quindi però che cosa succede? Chi sta facendo i servizi? Marta sta facendo i servizi, mentre Maria che cosa sta facendo? No, sta ascoltando la parola di Gesù. Però che cosa fa Marta? Marta dice a Gesù di rimproverare chi? Maria. Perché che cosa sta facendo? Non stava aiutando Marta a fare i servizi. Però Gesù riprende Marta. E che cosa gli dice? Gli dice che Maria ha preso la parte più bella, che non le sarà tolta. Ragazzi, ma adesso vi faccio una domanda. Ma noi ascoltiamo la parola di Gesù? E noi ascoltiamo tutti i nostri amici che ci raccontano le loro paure, le loro insicurezze, le loro eventi belli? Chi è che fa i servizi a casa? Alzate la mano. Chi è che fa i servizi a casa? Tutti fate i servizi a casa. E chi è che non li fa? Io quando preparo la tavola mia sorella mi fa l'applauso, perché diciamo è una cosa rara. Allora, però ascoltiamo una cosa. Che cosa fa Marta? Marta sta ascoltando l'amico, si sta godendo l'amico. E noi dobbiamo prendere esempio da Maria. Perché che cosa fa? Sta ascoltando l'amico, sta abbracciando le sue parole, sta abbracciando la sua persona. Quindi noi dobbiamo prendere esempio da Maria. Che cosa dice Gesù? Che lei ha preso la parte migliore. Ma noi dobbiamo, facciamo come Maria, che abbracciamo la parola di Gesù. E abbracciamo anche quella dei nostri amici, anche se sono antipatici, sono lunghi, parlano assai.
No. Chi sì e chi no? Chi sì? Chi ascolta l'amico? Cioè, chi è che non ascolta l'amico? Ah, allora, chi non ascolta l'amico, dobbiamo impegnarci ad ascoltarla. E questo è un compito che Don Antonio mi permetterà di assegnare, giusto? Ok, però che cosa dice Gesù a Maria, a Gesù a Marta? Tu di una sola cosa hai bisogno. Secondo voi, Marta, di che cosa ha bisogno? Di che cosa ha bisogno? Di Gesù? Secondo me ha bisogno di dare un abbraccio. Secondo me deve abbracciare anche lei Gesù, come sta facendo Maria. E allora oggi l'assegno di questa catechesi è proprio l'abbraccio. Noi vogliamo essere abbracciati. Siamo dei mini Gesù che vogliamo essere abbracciati dai nostri amici. Voi ci volete dare un abbraccio? Sì o no? Un po' più forte, un po' più forte. Ok, allora chi va a abbracciare la Don Antonio? 10 secondi. Aspetta, ci mettiamo tutti in fila, aspetta. Chi vuole abbracciare Giambino? Morbidissimi. Abbracciamoci tutti quanti, animatori, amici, amichetti, persone che ci, non ci sopportiamo, abbracciamoci tutti quanti. Diamoci tutti quanti un abbraccio. Cosa?